personale qua a Mita di Sorrento. Allora, Salvatore Gagliano, siamo qua in Milano Sorrentina, Sorrento festeggia. Che cosa ne pensi di questo ritorno in Serie D? È stato un campionato bellissimo, perché è stato un testa a testa fra il Sorrento e l'Acropoli, conclusasi poi in maniera giusta, quindi con lo spareggio, in una bellissima cornice di pubblico ad Avellino, e a prevalso alla fine la squadra che in quello spareggio ha meritato di più, che appunto è stato il Sorrento. Penso che per noi della Campania sia una grande soddisfazione, perché è una squadra prestigiosa, nessuno dimentica quando tanti anni fa andò in B, poi purtroppo le cose non sono andate tanto bene, però oggi devo dire con grande piacere che oltre a curare la prima squadra, cura tutti i livelli, soprattutto quel settore giovanile che è il futuro della nostra nazione, per cui si sta lavorando molto bene, tra l'altro con una dirigenza di altissimo livello, con la quale ho avuto in più volte occasione di confrontarmi, e devo dire che dirigenti come loro ce ne dovrebbero essere veramente tanti in Campania. Il problema degli spazi, anche per quanto riguarda la costiera amalfitana, cioè i campi di calcio. Ma purtroppo è un problema che per la nostra conformazione, per il nostro territorio, è difficile dappertutto, noi sappiamo benissimo come anche in altri posti sia difficile realizzare i campi sportivi, mi riferisco a Maiori, dove anche là ci sono delle difficoltà, mi riferisco alla stessa Positano e a Sorrento, che dopo tanti anni il campo continua ad essere quello, perché purtroppo gli spazi ce ne sono pochi. Chissà che non ci si inventi magari qualcosa che non sia pure proprio in Salerno e in Sorrento Centro, ma magari in qualche luogo limitrofo, perché questa zona riesce a raccogliere un'utenza non indifferente, per cui con un campo sportivo molto valido ci si potrebbe essere uno sviluppo sotto tutti gli aspetti molto molto valido. Va bene, grazie Salvatore.